Mantova, culla del Rinascimento, una piccola inestimabile gemma nel cuore della pianura padana. È lei la protagonista di questa fuga in città. Questa volta voglio portarti a spasso per Mantova, una città bellissima sia da visitare sia da vivere. È famosa per le opere d'arte, gli edifici, la qualità della vita e ovviamente per la sua cucina. Qui la tavola è una faccenda molto seria, per cui se stai cercando una città dove mangiare divinamente da mattina a sera, beh, quella è proprio Mantova. Patrimonio dell'UNESCO ha dato i natali al sommo poeta Virgilio, è citata nell'Eneide e nella Divina Commedia, ha ospitato il genio del Pisanello, di Leon Battista Alberti, del Mantegna, di Giulio Romano e Luca Fancelli e oggi svetta per la qualità della vita, dell'ambiente e del cibo. Non può che iniziare con la colazione, e dove se non nel salotto buono? Sono in piazza Marconi, questo è il bar Venezia, storico caffè letterario. E a proposito di letteratura, lo sai che proprio in questi giorni di settembre qui a Mantova si tiene un importante festival internazionale? Un po' come Narciso, Mantova si riflette sulle acque dei suoi laghi, dalle quali sembra emergere. Si trattava di un sistema difensivo. L'ingegnere Pitentino nel 1190 progettò un sistema di quattro laghi che rendevano di fatto Mantova un'isola, ma a metà del 1700 il lago Paiolo fu prosciugato e Mantova divenne una penisola. Esistono da talmente tanto tempo che è comune ritenerli laghi naturali, quando in realtà sono opera dell'uomo, anche se oggi si prendono un po' una rivincita perché sono l'habitat naturale per tantissime specie animali. Ma non distraiamoci e pensiamo alle cose importanti. Si avvicina l'ora del pranzo. Il nuovo NGS3 di Ascol è ancora più silenzioso, mentre guizza sicuro in città e una carica basta per un centinaio di chilometri. Ci sono un'infinità di trattorie e osterie dove assaggiare i sapori tipici mantovani. Oggi ho scelto l'antica trattoria Cento Rampini in Piazza Erbe, non solo per gli eccellenti piatti tipici, ma perché qui mi ci portava sempre mio padre e infatti ho deciso di invitarlo a pranzo. Immancabili i tortelli di zucca che qui si fanno con gli amaretti. La pasta al ragù di coniglio e sua maestà, il risotto alla pilota col puntel. E i formaggi vanno con la tipica mostarda, è ovvio. We'll be right back.
E non ci possiamo di certo dimenticare neppure i dolci mantovani, su tutti i più famosi la torta delle rose e ovviamente lei, la sbrisolona, un inno alla semplicità, soltanto farina, burro, uova, zucchero e mandorle lavorate grossolanamente e mi raccomando la sbrisolona va rotta, non tagliata e accompagnata sempre con un goccino di grappa. Ora, questo è solo scopo illustrativo perché dobbiamo guidare, eh? Certo, la giornata è stata impegnativa, ma non potrei mai lasciare Mantova senza un bel risotto. Sono all'Osteria dell'Otta, dove il famoso risotto alla mantovana con la salsiccia è fatto a regola d'arte e con questo ultimo piatto della tradizione mantovana accompagnato da un goccino di lambrusco termina la mia fuga qui a Mantova. Ci vediamo alla prossima fuga in città, trovi ovviamente tutte le informazioni in descrizione e sul mio blog. Non mi resta che salutarti con un po' di riso alla mantovana. Ciao!